Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Castle Drums. Oggi video completamente diverso dal solito per vari fattori, perché per prima cosa sono nel salotto di casa mia insieme tra l'altro a Leo, non so se si vede qui che dorme, si lava, vabbè. E seconda cosa, perché da oggi voglio far partire un nuovo format in cui entro, tra virgolette, nelle vostre case, nei vostri bunker segreti, nelle vostre salette, e infatti siete voi i protagonisti di questo video, perché qualche settimana fa ho chiesto ai miei iscritti alla newsletter di mandarmi dei video in cui mi facevano vedere appunto i loro bunker, dove studiano, dove suonano, che cosa usano, batterie, piatti, pedali, rullanti, eccetera. Mi sono arrivati veramente tanti video e quindi ho deciso di qui in avanti di fare alcuni video che usciranno ogni tanto, non a cadenza perfetta, ma dove entriamo nei bunker dei miei iscritti e andiamo a vedere che cosa utilizzano. Quindi mi raccomando, anche voi che state guardando questo video, potete mandarmi il video, c'è tutto scritto qui sotto in descrizione come fare, eccetera eccetera. Non voglio farvi perdere altro tempo però, perché come vi ho detto i protagonisti del video oggi siete voi, quindi partiamo con la sigla e poi andiamo a vedere il primo video degli iscritti. Eccoci qui, quindi per prima cosa mi metto le cuffie perché altrimenti non sento niente. Andiamo sul computer e andiamo col primo video di Walter Pedersoli. Vai Walter. Ciao Luca, ciao a tutti gli amici drummer, io sono Walter, detto il barone, questa è la stanzetta dove io di solito provo. Molto bene, quindi colore molto bello devo dire. Batteria. Prima vi faccio una panoramica generale, poi vi presento tutti i pezzi. Siamo pronti. Ecco la panoramica. Ah, che bella. Che bello, bellissimo colore tra l'altro. Yamaha Absolute, direi Absolute. La batteria è una Yamaha Absolute Custom, okay. E Blue Sparkle Fade, non so se si vede bene. Direi proprio di sì. È stupenda la mia batteria. Bellissima. Adesso vado dietro. Avanti, rullante. Ok, parto con la presentazione del rullante. Il rullante è sempre uno Yamaha, è un Billy Cobham 14 pollici per 6. Tra l'altro se me lo faccio vedere bene, eccolo qua. Con i cerchi in legno, molto veramente carino, bellissimo. Poi passiamo al Charlie, che è un Nozildian K Custom Hybrid, un 13-25 pollici, quindi andiamo al Ride. Il Ride è sempre un K Custom. Molto belli questi piatti. Hybrid, sempre Zildian, molto belli. Un 22 pollici. Poi c'ho uno Splash? Un Crash da 14 pollici, okay. Che è un EFX Crash Zildian A Custom. Quello è un piatto pazzesco. E poi c'ho la famiglia dei Crash, che c'ho il 16, il 18 e il 20. Ok, quindi devo dire che a lui i piatti piacciono grandi, però in realtà anche a me piacciono 3 Crash, 16, 18 e 20. Il Crash da 20 è una bomba, sia come suono, perché il Dark Crash K Custom è veramente una figata, sia come volume, perché quello, ragazzi, vi assicuro, l'ho già provato, è veramente, veramente forte. Però un'ottima batteria, veramente mi piace perché piazzata bene, con tutti i suoni che servono, vabbè, colore bellissimo, la Absolute Custom di Yamaha è molto molto interessante come batteria. Andiamo alla fine del video, vediamo cosa dice. Che sono degli Zildian K Medium Team. Poi vabbè, sono belli. Tutto amplificato, ho tutti i vari microfonini, però non sto qua a tirarvi le menate sui microfoni. Poteva interessare. Il tutto è montato su un rack della Yamaha. Molto bello, è comodo. Molto carino. Tra l'altro guardate, scusate, ogni tanto mi metto a fermare il video perché voglio farvi vedere alcune cose che potrebbero darvi degli spunti. Guardate che belle le fascette attaccate al rack, che tengono tutti i cavi in modo perfetto. Questa è una roba semplice ma in realtà fighissima, perché la batteria è perfetta. Bello, mi piace molto. Ecco fatto, tutto qui. Grazie. Ok, il video era finito. Ho stoppato appunto, ogni tanto stoppo perché
Beh, così vi dico alcune cose, magari qualche ideuzza. Grazie mille Walter intanto per questo video. È molto bella quella batteria. La Yamaha è veramente, a parte che la Yamaha in generale fa delle batterie sempre molto 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 interessanti. Tra l'altro ne arriveranno alcune sul canale, sia elettroniche sia no. Ma comunque, detto questo, complimenti Walter per il posto, molto carino anche da vedere, tutto blu, e soprattutto la batteria spacca, quindi fighissimo. Andiamo avanti. Allora, Luciano Gagliardi, eccolo qua, vai Luciano. Ciao Luca, buona Ciao. Domenica, bellissima iniziativa. Ora Grazie. Ti mostro subito il mio piccolo studio, ricavato in una cantina, facendo la famosa stanza in una stanza. Mamma mia. Tutto costruito da me durante il periodo lockdown. Ed ora partiamo, il primo passo. Prima di partire voglio dire una cosa, che io ho il massimo rispetto per la gente come Luciano che si è fatto lo studio in questo modo, perché è un lavoro lungo, difficile e cacchio, massimo rispetto veramente. Mi è capitato di fare qualche lavoretto per il mio studio eccetera ed è stato veramente difficile, quindi farsi una stanza nella stanza, appunto, lo ridico, massimo rispetto, complimenti già dopo 16 secondi di video. Andiamo avanti. Adesso è quello di mostrarti l'ingresso, magazzino, eccolo dove qua. C'è un po' di confusione, ma quello è il solito. Non c'è mai tempo di metterlo a posto. In tutti Entriamo. Gli studi quello. Comunque non, lo studio non è fatto piccolo. Circa di 2,3 m per 1,90 m. Non male, non male. Eccola qua. Batteria DS Venom, della quale sono contentissimo. Bellissima, bellissima. Piccolo angolo con mixerino, computer, telecamerina, foto del mio idolo numero 1. Eccolo lì, Ged. Foto dell'idolo numero 2. Ottimo, molto bello. Pelle con logo cassa di un vecchio gruppo con cui che suonavo. Carino. E niente, qua si passano delle ore. Si prova a suonare, si prova a studiare. Io sono un batterista per hobby, con tanta passione. Ti seguo, un bocca al lupo, buon tutto. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Molto carino questo video in cui appunto, come vi ho detto all'inizio, sia batteria sia posto. Quindi ad esempio lui ha deciso di fare un video in cui mi faceva più vedere il posto in generale, quello che si è fatto, quello che ha a grandi linee. Vi dico, non preoccupatevi di scendere anche un pochettino di più nei dettagli, come ad esempio ha fatto Walter prima, quindi magari mi fate vedere anche solo la batteria o anche solo il rullante, non preoccupatevi, scegliete voi e poi sarò io a mettere insieme i video in cui magari mi fate vedere tutti i rullanti, mi fate vedere i piatti eccetera, ma appunto, se volete mi fate vedere questa pelle sotto, la cordiera uso questo qua, il pedale mi piace tenerlo in questo modo qua. Io in generale agli iscritti alla newsletter avevo detto 3 minuti, poi se sono 5 minuti va bene lo stesso, tanto mi piace un sacco vedere altri punti di vista e altri studi costruiti ad esempio come in questo caso da Luciano, veramente molto interessante. Andiamo avanti adesso, andiamo a Gianmario. Tra l'altro Gianmario, se non sbaglio, ci siamo già visti con Gianmario, direi a Roma. Ciao Luca e ciao a tutti, io mi chiamo Gianmario e oggi vi mostrerò ciao. La mia batteria. È una Tama della serie Silverstar in betulla e le dimensioni sono le seguenti. Il rullante è un 14x5, il tom è un 10x8, il timpano è un 14x12 e la cassa 22x18. Molto bello anche il colore, devo dire. Il completo prevede un altro tom e un altro timpano delle rispettive dimensioni 12x9 e 16x14. In questo momento sto suonando con il kit impostato in questo modo, cioè con Silent. Un tom e un timpano, perché quest'estate ho in programma di fare delle serate con il mio gruppo. E per il genere che facciamo, per i pezzi che suoniamo, la batteria montata in questo modo è perfetta. Così ci in appartamento sono costretto ad utilizzare piatti e pelli in low volume. Per quanto riguarda le pelli, sono pelli mesh della Tama. Invece i piatti sono della Millennium e le dimensioni sono il Charleston da 14 pollici, poi due Crash, uno da 18 e uno da 16, e il Ride da 20. Per molto bella comunque, devo dire. Sono della Mapex serie Tornado, che ho trovato in dotazione con la batteria.
Il pedale che non è semplicemente testato, mai visto questo. È della Pacific, è a catena singola e nonostante sia un pedale entry level che ci sto trovando molto bene. Ho anche l'estensione per il doppio pedale che però in questo momento non sto utilizzando. Ok. Questa è la batteria è spiegato benissimo per questo, suonare tutti i giorni e studiare. Nonostante abbia le pelli e i piatti silenziati, comunque è un'ottima soluzione. Ci sta. Per suonare in appartamento è un'ottima alternativa secondo me alla batteria elettronica. Questa è la mia batteria. Luca, speriamo di rivederci presto. Ci eravamo già incontrati qualche mese fa al Play Music Store di Roma. Ecco, grazie a tutti per l'attenzione e buona musica. Allora, grazie mille intanto a Gianmario. Video fatto benissimo, cioè anche montato con le scritte, eccetera, fin troppo, ma detto in senso positivo, grazie mille Gianmario, perché questo video è fatto veramente molto bene. Una Silverstar molto interessante. La Silverstar, a parte che suona molto bene, poi il colore è veramente particolare, devo dire. È una specie di rosa, direi, molto chiaro, molto interessante. Ha una bella personalità questa batteria. Questione ovviamente Silent, mi piace molto il fatto che appunto Gianmario si sia in qualche modo abbia avuto un problema, diciamo tra virgolette, che è quello del rumore, e comunque si sia messo sotto e abbia detto: ok, sai che c'è, io voglio suonare questa batteria, quindi me l'attrezzo in modo tale da poterla suonare comunque, con piatti Silent, con pelli mesh, non fa niente, io voglio suonare questa batteria perché mi piace e quindi cambio tutto ma la suono. E poi ovviamente quando dovrà andare a suonare live cambierà piatti e pelli, ma comunque la batteria sua rimarrà quella lì. Molto bene, andiamo ancora all'ultimo video, che è quello di Emanuele Angeletti. Allora vediamo un po', beh, se non sbaglio questo. Ciao Luca, eccolo qua. Buongiorno. Ciao. Io volevo solo semplicemente dire che ho la fortuna di vivere in un paradiso qui. Lo vedo. E attorno a me, che bello ragazzi, non c'è nessuno. Io posso non suonare ma sbatacchiare. No, volume lì, ecco, in confronto a prima, volume qua, nessun come problema. Voglio e quando voglio. Allora vediamo. Quindi, la batteria, questo è il mio set. Set è tutto molto storico. Semplice, una batteria che ormai ha 9 anni, economica, ecco, ma però che continua a farmi divertire. Poi la questione affetto è importante. Un rullante che è un Pearl, un Sensiton. Ok, Pearl Sensiton, molto carino devo dire. Dei piatti Sabian. AX tutti? Direi di sì, tutti AX, ok. Ecco qua, nulla di che, se non che ti ringrazio della tua bella iniziativa. Grazie a te. E saluti. Ciao, molto Luca. Bene. Ciao, grazie mille anche a Emanuele. Allora, qui c'è, vedete, la cosa che mi piace è proprio quello che cambia tra un video e l'altro, tra un iscritto e l'altro, perché ad esempio siamo passati per la questione volume da avere il Gianmario che non poteva suonare, quindi si è dovuto arrangiare con pelli mesh, piatti Silent eccetera, a Emanuele che invece in Umbria vive in un paradiso, effettivamente devo ammettere che è un paradiso, dove non ha nessun problema di volume e in più c'è una questione affettiva della sua batteria che comunque non ha mai cambiato e ce l'ha da 9-10 anni, eccetera, e a lui piace quella, quindi non è importante il suono, non è importante, o comunque il suono mi piacerà sicuro, ma non è importante pensare cambio batteria, eccetera. No, a me piace quella, mi sono affezionata a quella batteria, quella è la mia batteria, la voglio suonare per sempre. Quindi mi piace in realtà molto e mi diverte molto fare questi video, perché vedi proprio i punti di vista diversi, gli studi diversi, come sono fatti, la grandezza, chi ha deciso di farselo tutto blu, chi invece ha deciso tutto bianco, chi è completamente diverso da un batterista all'altro, quindi mi piace un sacco questa cosa, spero sia piaciuto anche a voi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando. E detto questo, il video finisce qua. Io voglio ringraziare tantissimo Walter, Emanuele, Gianmario e Luciano, scusate devo leggere perché altrimenti ho problemi con la memoria, questo in generale, e quindi grazie mille ragazzi per avermi mandato questi video. Vi ricordo qui sotto in descrizione, se volete mandarmi il video del vostro studio, del vostro rullante, della vostra batteria, del vostro pedale, di tutto quanto insieme,
Potete farlo, non preoccupatevi troppo anche di entrare un po' più nel dettaglio se volete, soprattutto se mi volete parlare ad esempio del vostro urlante, volete spiegarmi tutto quanto, perché poi tanti di voi iscritti, quando mi capita di parlare con voi, sapete una marea di cose, magari avete il urlante, sapete tantissime cose di quel urlante che io assolutamente non so, quindi se volete non preoccupatevi di dire ok, ve lo faccio vedere bene e ve lo spiego al 100%, boom, e vi fate il video, così almeno abbiamo tutti la possibilità di vederlo, apprezzare il rullante e soprattutto imparare qualcosa di nuovo che magari non sappiamo. Quindi ragazzi, vi ripeto, qui sotto in descrizione trovate tutto per mandarmi video. Vi ricordo, un video non ovviamente di 20 minuti, però mi basta che sia orizzontale se possibile e che abbia un po' di ritmo nel parlato, così almeno non ci sediamo e andiamo. Quindi ragazzi, ancora qui nei commenti fatemi sapere se vi piace questo nuovo format e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!